A distanza di un anno e mezzo dal terremoto che colpì il centro Italia, continuano le missioni di aiuto in partenza da Ravenna con destinazione Treia. Pochi giorni fa i volontari dell'Associazione Protezione Civile RC Mistral sono tornati nella cittadina in provincia di Macerata per consegnare ciò che i cittadini ravennati, privati o attività continuano a destinare ai terremotati: elettrodomestici rigenerati, scatole con prodotti per la casa, libri, cancelleria. I ravennati hanno un cuore grande, ha commentato Flavia Sansoni, segretario generale RC Mistral. Per le popolazioni colpite dal sisma, non sentirsi dimenticati dopo la fase di emergenza acuta è la cosa più importante. Noi continuiamo questo rapporto con la città di Trea che insomma, è iniziato in questo momento di grande difficoltà per loro e continuiamo nel nostro modo, nel piccolo che possiamo fare con il supporto ovviamente dei cittadini ravennati che sono, ripeto, fantastici, lo hanno dimostrato in più di un'occasione perché continuano a segnarci cose da portare al nostro comune di Trea, io dico nostro perché è una bella condivisione, si è creato un rapporto veramente di stima e di fiducia con il territorio che ci fa sentire parte di esso. Ecco. Senta, che cosa serve ancora a quelle popolazioni? Che tipo di aiuti appunto state portando in questa fase? Allora, noi abbiamo consegnato una serie, allora, infatti avevamo per esempio ricevuto una donazione di TPI, cioè di stivali di gomma, e quindi li abbiamo consegnati. Abbiamo consegnato del materiale materiale, non so proprio come definirlo, comunque diciamo attrezzature per le case, cioè le persone, Treia ancora 300 persone fuori dalle loro abitazioni e quindi gli verranno assegnati perché le SAE ovviamente sono arredate. Il sindaco di Treia ha invece scelto anche l'opportunità di acquistare degli immobili che darà ovviamente a queste persone, però ovviamente non sono arredate, per cui noi abbiamo portato un po' di elettrodomestici, abbiamo portato delle scatole così di accoglienza, le abbiamo definite noi, una per ogni famiglia dove c'è detersivo per i piatti, detersivo per la casa, prodotti per l'igiene della persona, degli spazi, insomma un piccolo pacchetto che possa servire alle famiglie per diciamo un po' ritrovare il proprio equilibrio in una nuova casa, quindi fare da stiro, quindi televisori, insomma ecco, tutti i prodotti rigenerati che fanno parte del progetto che Mistral ha in essere da tanti anni con Alleanza 3.0. E tra le altre cose abbiamo ricevuto anche delle donazioni di fine giornata da diversi fornai che abbiamo consegnato perché insieme a noi c'era anche Padre Luciano dei Frati Minori di Treia che è il custode del santuario del Santissimo Crocifisso, loro vivono ancora nei container e aiutano nonostante tutto anche delle famiglie e quindi anche nel suo furgoncino abbiamo caricato queste cose fine giornata dei fornai. Ringraziamo tantissimo di averci sostenuto in questa fase, diciamo così, di difficoltà, ma soprattutto per noi era interessante avere delle amicizie, delle persone con cui scambiare anche l'esperienza della protezione civile, perché la nostra era molto giovane al momento del sisma e quindi anche con qualche difficoltà organizzativa. Loro ci hanno aiutato moltissimo. Poi il problema che abbiamo avuto con la delocalizzazione delle scuole e quant'altro ci ha portato ad aver bisogno di tutto e quindi la mia è stata e gli amici di Ravenna, compreso il comune e l'associazione dei trasportatori ravennati, ci hanno sostenuto molto nel riallestire le nuove scuole supplessi, così che abbiamo trovato di fortuna ex conventi e quant'altro. Quindi è nata soprattutto una grande amicizia. La situazione adesso da voi qual è? Ad oggi, diciamo. Allora, la situazione è questa. Certamente portiamo grandi ritardi nella ricostruzione. Diciamo, sotto l'aspetto dell'emergenza, stiamo ormai quasi sistemando tutte le famiglie che erano andate fuori, che erano andate negli alberghi del mare e quant'altro.
stanno rientrando un po' perché abbiamo acquisito un po' di patrimonio immobiliare invenduto che abbiamo trovato sul mercato e anche perché stiamo quasi per ultimare la realizzazione delle casette, famose casette di legno, che ne sono state impiantate nella nostra provincia circa 3.000 sulle 3.700 previste, quindi siamo ancora in attesa di avere quest'ultima fase di consegna e collaudo, ma pensiamo insomma che per la primavera sia tutto a posto, ecco.